Ciao a tutti! Oggi prepareremo la sbriciolata di mele mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, burro, uova, zucchero, lievito per dolci, scorza di limone, vanillina. Per la farcia, mascarpone, mele tagliate a cubetti, zucchero e cannella in polvere. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettere all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro la farina e le uova, il lievito e la vanillina. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta. Sbricioliamone metà sul fondo di una tortiera rivestita con carta da forno del diametro di 24 centimetri. Abbiamo messo metà dell'impasto, adesso la allargheremo sulla teglia. Dopo aver livellato bene e formato i bordi, adesso andremo a preparare la crema. Nel boccale pulito mettiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il mascarpone e la cannella. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 3. Versiamo la crema nella ciotola con le mele. Amalgamiamo bene con la spatola. Versiamolo sulla frolla. Livelliamo bene. Sbricioliamo sopra il resto dell'impasto. Cuocere in forno preriscaldato a 170 gradi per 40-50 minuti circa. La sbriciolata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto. Prima di rimuoverla dallo stampo, trasferiamola successivamente in un piatto da portare e spolverizziamola con zucchero a velo. Sbriciolata di mele e mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta!